liceo classico Flaminio si distingue per la sua lunga tradizione. Abbiamo alle nostre spalle una storia di più di 100 anni, un passato che ha visto su questi banchi di scuola, proprio all'interno di questa sede, molti vittoriesi illustri, molte generazioni di Vittorio Veneto si sono formate su questi banchi. Ma non è solo il passato, diciamo, il nostro campo di indagine, siamo ben radicati all'interno della tradizione classica, la storia, la filosofia, ma oggi il liceo classico è una scuola che si proietta verso il futuro per comprendere quelle che sono le dinamiche sociali attuali, per capire i movimenti culturali. Il liceo che ho fatto e le esperienze che ho vissuto mi hanno permesso di non precludermi niente, questa è la cosa più importante al momento del diploma. E ho intrapreso l'università, ho fatto medicina, mi sono laureato 2 anni fa e devo dire che la grossa cosa positiva che ho visto all'interno del percorso fatto è proprio quello di avere un bagaglio e una visione analitica delle cose, nel senso che riuscire a non fermarsi mai di fronte a un titolo di giornale, ma chiedersi il perché delle cose, approfondire e quindi andare dentro le cose. Questa è sicuramente la cosa più importante che mi ha lasciato questi 5 anni. Ti dà una preparazione, una cultura che poi è spendibile in diverse sfaccettature della nostra vita, no? In diverse esperienze. Devo dire che il liceo classico ti apre molte porte, nel senso che al termine degli studi le vie da intraprendere sono molteplici, quindi ti dà la libertà di scelta, ecco. Il ricordo degli anni di liceo è assolutamente positivo, un ricordo bellissimo. I 5 anni trascorsi sono stati un percorso di crescita sia dal punto di vista umano, perché comunque non è banale passare tutta la fase dell'adolescenza fino alla giovinezza, ecco, senz'altro un periodo molto intenso, molto dinamico, e averlo vissuto qui al liceo mi ha permesso di avere degli amici, dei compagni di viaggio assolutamente straordinari, di cui conservo un ottimo ricordo, e soprattutto di intraprendere un tipo di formazione, un tipo di percorso che col procedere degli anni non mi precludesse mai nulla. Nel senso, il liceo classico è assolutamente possibile coltivare diversi interessi, diverse prospettive, ed è senz'altro una scuola per chi è curioso, e ti permette appunto, col passare degli anni, di poter coltivare la propria curiosità rispetto a moltissimi ambiti del sapere. I miei ricordi sono positivi e molto belli, sia per quanto riguarda gli anni trascorsi qui in presenza, sia per quanto riguarda l'ultimo anno con la didattica a distanza, che secondo me questo istituto ha saputo organizzare nel migliore dei modi. I miei ricordi appunto sono quelli di una crescita molto grande, sia dal punto di vista formativo, perché appunto questo istituto a mio parere dà una preparazione molto valida, sia dal punto di vista personale, e questo grazie anche agli insegnanti e ai miei compagni di classe, perché appunto il clima all'interno del liceo Flaminio è un clima di collaborazione, quindi un alunno non si sente mai abbandonato nel lungo percorso dei 5 anni. Liceo che ho fatto è stata una bella esperienza formativa anche al di fuori delle lezioni, al di fuori dei compiti, delle versioni. Abbiamo avuto modo di svolgere diverse attività, diciamo così, extracurricolari, dal teatro. Personalmente sono riuscito a fare un anno all'estero in quarta superiore, diplomarmi negli Stati Uniti, e per poi ritornare a fare la quinta superiore qua, con tutti i supporti comunque da parte degli insegnanti e dei consigli di classe. Quindi un ricordo molto positivo anche diciamo in un liceo aperto all'Europa è aperto, diciamo, al mondo da questo punto di vista. Nel mio caso studio giurisprudenza e vedo che la capacità analitica è, diciamolo, anche una composta disciplina nello studio che insegna una scuola come il liceo classico. Poi sono strumenti essenziali, assolutamente necessari per attraversare trionfalmente il percorso universitario. Il liceo classico accompagna in questo tipo di percorso di crescita e dando gli strumenti necessari poi per affrontare con maturità e consapevolezza il percorso arduo, ma comunque ricco di stimoli e di soddisfazioni, che è l'università. Io ho fatto economia e adesso lavoro per un'azienda di consulenza e faccio consulenza informatica, quindi nulla a che vedere con greco e latino,
Però ci sono degli insegnamenti, quindi appunto il fatto di trovarsi di fronte a una versione di latino, una versione di greco, scomporre il problema, cercare perché questo è in accusativo piuttosto che in dativo, in ablativo, insomma sono meccanismi anche mentali che ti porti dietro per affrontare poi anche altre cose nella vita futura. Molti giovani giustamente sono posti di fronte a una scelta molto difficile a 13 anni, perché non tutti a quell'età sappiamo cosa vogliamo fare da grandi, e il liceo è sicuramente una scelta adatta, perché potrà sembrare difficile, però riesce comunque a dare le basi per qualsiasi percorso futuro, quindi durante questi 5 anni si ha la possibilità di conoscere le diverse materie, ma si riesce anche a comprendere di più se stessi con un percorso da liceale, quindi assolutamente è un consiglio che posso dare.